Terzo appuntamento di Dialoghi di Spirito Artigiano, il format inventato e costruito da Confartigianato Nazionale per diffondere la cultura della piccola impresa in Italia e anche nelle regioni. Questo appuntamento, ospitato da Confartigianato Imprese Verona in collaborazione con la Confartigianato del Veneto, si è concentrato su un tema vitale per il paese e quindi anche per le piccole imprese: l'inverno demografico. Una situazione che si sta peggiorando velocemente e per le cui soluzioni purtroppo i tempi sono molto lunghi. Quindi, come hanno detto i relatori, c'è bisogno che anche dal basso si pensino soluzioni e si mettano in atto, perché il rischio è quello di non avere un paese vivo e che possa fare economia. Il PIL non è sufficiente, bisogna avere anche le persone che lo creano. Vedete, parlare di questo problema del dissesto idrogeologico e parlare di crisi demografica vuol dire mettere assieme due problemi che nel nostro paese per tanto tempo non sono stati mai risolti. Da questa parte comunque parliamo di un tema che oggi rischia di avere gravi conseguenze e mette a dura prova le prospettive di sviluppo economico e sociale del paese. La denatalità è contemporaneamente causa ed effetto degli squilibri che in questi anni non sono mai stati affrontati con il corretto approccio strutturale. Il problema è complesso e quindi va gestito con un impegno complessivo, con risposte che toccano molteplici aspetti. Mancano le persone, mancano i giovani e di giovani qualificati. E come sottolineo spesso, questo è un problema per le imprese a valore artigiano che rappresentiamo. Il capitale umano, infatti, credo che sia la prima ricchezza delle nostre aziende. E oggi le nostre imprese non riescono a trovare il personale qualificato necessario, i ragazzi ai quali insegnare un mestiere e offrire opportunità anche di crearsi un futuro, di mettere sulla famiglia, di fare dei figli. Quindi servono nuove politiche per la famiglia, è necessario per aiutare anche a conciliare lavoro, impegni personali e favorire l'occupazione femminile. Servono servizi pubblici efficienti per la cura dei figli, ma anche delle persone anziane. Ma servono anche politiche attive del lavoro al passo con i tempi per gestire quelle che sono le esigenze di flessibilità, di aggiornamento continuo, di formazione di nuove professionalità. Serve soprattutto un sistema scolastico connesso alle imprese, capace di orientare i ragazzi e formare le competenze richieste del mondo del lavoro, che sappia valorizzare i talenti e le passioni delle nuove generazioni. Serve quindi una visione d'insieme, un impegno complessivo per comprendere tutti gli aspetti di un problema che va affrontato rapidamente per rilanciare la natalità, restituire ai giovani speranze concrete di futuro e alle nostre imprese la capacità di contribuire allo sviluppo economico. Un evento importante che noi ospettiamo qua a Verona, ma che riguarda ovviamente tutto il Veneto, è, come si diceva prima, appunto un evento a livello nazionale che vuole dialogare e confrontarsi con quello che è il mondo attuale. È importantissimo dal mio punto di vista capire dove siamo, cosa siamo in questo momento, qual è la visione futura, quindi dove stiamo andando, e anche aggiungo per intercettare i giovani e far capire a loro quante opportunità si nascondono dietro al mondo dell'artigianato. Una riflessione fatta con personaggi importanti, si parla di Sapelli, Magatti, Rosier, cioè tutti personaggi di caratura altissima che collaborano con questa piattaforma che si chiama Spirito Artigiano, che è diventata però anche una collana di libri, che sta diventando anche una newsletter. Quindi è un sistema per fare cultura, perché l'artigianato ha bisogno anche di far capire al mondo che cos'è. Assolutamente sì, è un brand, bisogna saperlo pubblicizzare bene. Ma perché, come dicevo prima, le opportunità sono tantissime, bisogna far capire quello che è il valore dell'artigiano al giorno d'oggi. La percezione magari che c'è adesso va un po' cambiata e modificata. È importantissimo avere questi relatori, perché comunque ci danno una visione dal punto di vista anche dei numeri, quindi ci fanno capire dove stiamo andando, e poi una riflessione. Io vedo oggi una sala veramente gremita e piena, quindi vuol dire che c'è molta partecipazione ed è un argomento molto sentito anche dai nostri artigiani, che vengono qua un pomeriggio ad investire il loro tempo per mettersi in gioco. Professore, l'artigianato è
forse il fulcro dell'attività manifatturiera, comunque dell'Italia, certamente fa parte della nostra cultura, ha difficoltà a trovare occupati, ha difficoltà a trovare nuovi imprenditori, forse di più della grande industria, forse di più dell'agricoltura. Come se ne esce da questo problema? Sì, ha difficoltà per la crisi demografica, che è sicuramente uno dei punti che sta rendendo problematica il mondo del lavoro e la possibilità di trovare adeguata manodopera e competenze che consentano di alimentare i processi di sviluppo e crescita, soprattutto poi in un paese che invecchia, quindi ha bisogno di far funzionare la sua macchina che produce ricchezza e lavoro, che poi può rendere sostenibile una popolazione anche sempre più matura, ma ha bisogno di farlo attraverso le nuove generazioni. Se ne abbiamo di meno, quindi se siamo di fronte a questo degiovanimento quantitativo del nostro paese, dei nostri territori, dobbiamo reagire con un potenziamento qualitativo e quindi dobbiamo formare le nuove generazioni, aiutarle anche ad avere l'atteggiamento giusto, a capire la realtà in cui vivono, il valore del territorio, quali competenze possono mettere in campo e come il territorio può tornare a crescere attraverso di loro. Senz'altro l'artigianato va incontro alla possibilità dei giovani di mettere in campo anche le loro idee, di poter essere creativi nella capacità poi di costruire sia il proprio percorso formativo, lavorativo, ma anche poi nei prodotti che vengono realizzati e che hanno alla base quella creatività, quel gusto del bello, ma anche l'uso delle nuove tecnologie. Ecco, la combinazione di tutte queste cose assieme con la formazione dei giovani e la voglia di mettere a valore la novità che portano, se l'artigianato sarà in grado appunto di aprirsi e di creare queste opportunità per le nuove generazioni, le prospettive ci sono, giovani che hanno voglia di mettersi in campo pienamente, il paese ne è pieno, non devono i giovani pensare che le opportunità siano solo all'estero, devono pensare che l'Italia ha grandi capacità di valorizzare il loro capitale umano, deve dimostrarlo e loro devono dimostrare che grazie a loro il territorio comincia a crescere e cresce anche con le proprie caratteristiche, anche diversamente, con le proprie specificità rispetto agli altri territori. Ecco, penso che questo sia il valore aggiunto, cioè mettere assieme la specificità del territorio, la sua vocazione e la novità che le nuove generazioni possono portare. Se li mettiamo assieme, li facciamo incontrare, il destino di un paese che torna a crescere e che crea sviluppo e benessere è qualcosa che si può realizzare. È la somma di due fattori, da una parte il calo demografico, dall'altra parte i cambiamenti nel mercato del lavoro. Tutto questo ci dice che, a differenza di ciò che abbiamo pensato per qualche anno nel passato, la crescita economica, cioè l'aumento del PIL, è una condizione necessaria ma non sufficiente per avere sviluppo economico. Lo sviluppo è una dimensione integrale che riguarda l'investimento nella formazione, le politiche della demografia, le politiche per la sostenibilità, la cura dell'invecchiamento, tutte queste sono dimensioni, l'investimento nella ricerca, tutte queste sono dimensioni necessarie in una società avanzata per avere sviluppo economico al di là del PIL. Sì, il tema per esempio di questi giorni si parla di un calo fortissimo per esempio anche delle iscrizioni nelle università, quindi vuol dire che poi queste cose si ripercuotono nell'là nel tempo, ma tra 3, 4 anni, 5 anni ci saranno problemi tra poco, non nel 2050. No, i problemi in realtà ci sono già adesso in tutti i settori, dai medici agli infermieri, agli autisti, e probabilmente anche in tutte le attività manuali. Appunto, è la combinazione di una serie di trasformazioni economiche, culturali, sociali e demografiche. Insisto nel dire che bisogna passare da una concezione semplicistica di che cos'è lo sviluppo a una concezione che sappia tenere presente le tante dimensioni che sono necessarie, semplicemente perché siamo una società avanzata. Quindi non è immaginabile che andiamo avanti come siamo andati avanti nell'Ottocento e nel Novecento. Non ha una soluzione tecnica, può avere solo una soluzione culturale, morale, di riforma morale e di ripensare culturalmente all'economia. Si è distrutta il lavoro manuale, si è distrutta la dignità del lavoro operaio. Quindi chi semina vento raccoglie tempesta. Avete voluto seminare questi valori, adesso vi si rivoltano contro. Io ho sempre pensato che l'artigianato è ancora una diga,
perché l'apprendistato, le imprese che fanno apprendistato sono in maggioranza artigiane, le imprese che non trattano i lavoratori come delle merci, nel senso che dopo un mese gli danno un calcio nel sedere e li mandano via, sono ancora le imprese artigiane. Adesso è arrivata l'ora della verità, mancano i lavoratori, bisogna interrogarsi su questo. È una crisi di fiducia anche dei lavoratori verso le imprese ed è il nichilismo, l'assenza di valori. Va di pari passo col fatto che la gente non fa più figli. Gli avete tolto anche la speranza alla gente e adesso dovete, non voi, parlo al trio infernale che ci ha governato negli ultimi 30 anni. Quindi adesso arriva e ora è ancora più biblica la questione perché è arrivato anche l'alluvione. Quindi bisognerà veramente mettersi tutti assieme, ci va una riforma morale e intellettuale. Spirito Artigiano si interroga sulla questione numero uno a cui è appeso il nostro futuro, la transizione demografica. Le proiezioni ci dicono che di qui ai prossimi meno di 30 anni, nel 2050, avremo una riduzione di popolazione complessiva intorno ai 4,8 milioni. Una riduzione tutta concentrata nelle fasce di età giovanili, nelle popolazione in età attiva, lavorativa, quindi con dei problemi in termini di contrazione della capacità produttiva, di sostenibilità del debito pubblico, di sostenibilità della spesa sociale, pensioni, sanità, assistenza. E si interroga su una questione che riguarda lo stesso Confartigianato, perché c'è il rischio che si riduca anche la base associativa, la propensione a fare impresa artigiana. Quindi, qual è la soluzione? Da una parte colmare i grandi ritardi del Paese in termini di politiche di sostegno alla genitorialità e di conciliazione dei tempi di lavoro e delle attività di cura delle donne. Da questo punto di vista il Paese è molto indietro. Pensiamo che in termini di tasso di occupazione femminile siamo semplicemente all'ultimo posto in Europa. Ma dall'altra c'è qualcosa di più profondo, al di là delle politiche che è necessario mettere in campo, che riguarda, diciamo così, l'immaginario collettivo. L'idea cioè che non fare figli sia diventato, come dire, socialmente accettabile, il che dimostra che c'è qualcosa che si è insinuato nell'immaginario collettivo, che è una scarsa fiducia e prospettiva di futuro.